Napoli, Napoli Cristo, ma solo per la città con il cuore. 5 milioni di italiani ogni anno viaggiano per scoprire luoghi e città grazie alla musica. È un fenomeno quello del turismo musicale che vede Napoli nell'ultimo anno alle prese con i grandi numeri per i concerti allo Stadio Maradona e in Piazza Plebiscito e le numerose rassegne promosse nell'ambito di Napoli Città della Musica, seguite da tantissimi spettatori italiani e stranieri. I turisti che sono arrivati sono tanti grazie proprio ai concerti. Il 35% dei partecipanti, di coloro che hanno assistito ai concerti, viene da fuori Napoli, quindi la musica, la bella musica, la buona musica, la musica popolare, ma anche quella diciamo tradizionale ed anche quella classica, fa aumentare le presenze turistiche nella nostra città. È positivo il bilancio del primo anno di turismo musicale a Napoli. Il progetto, ideato e prodotto da Boutique con il sostegno dell'Assessorato al Turismo e Attività Produttive e il coordinamento dell'Ufficio Musica del Servizio Cultura del Comune, che da ottobre scorso ha coinvolto 10 città italiane nella prima rete nazionale dei comuni musicali. Abbiamo ospitato qui l'anno scorso la rete e sottoscritto qui una intesa con questi comuni e abbiamo poi nell'ottobre dell'anno scorso organizzato anche la terza edizione del Festival del Turismo Musicale. Credo che negli ultimi, anche in un tempo ristretto, negli ultimi pochi anni l'immagine di Napoli è cambiata, ma credo che sia cambiata in linea generale l'immagine della città. Ed è con grande gioia che noi accogliamo questa cosa, che in realtà sta rientrando nel circuito dei grandi eventi, da cui negli ultimi anni invece era poi un po' si era affievolito. L'anno prossimo ci sono già 8 concerti fissati, ce ne sono 2 che si annunceranno presumibilmente intorno a settembre, quindi si arriverà a 10 concerti al Maradona per il 2025, che è chiaramente un successo enorme, è un numero di concerti mai visti in un solo stadio al sud. Obiettivo è la realizzazione di un progetto comune con la creazione di percorsi turistici digitalizzati e raccolti in un sito che permetterà a turisti e cittadini di esplorare i luoghi della musica identitari dei diversi territori. Siamo stati i primi a firmare un protocollo con le principali music city italiane e c'è stato, i numeri parlano molto chiaro, un crescendo di presenze anche turistiche legate alla musica. Quindi l'obiettivo, uno dei tanti obiettivi di Città della Musica, è fare industria musicale, che significa anche incentivare un turismo dedicato alla musica, e per farlo bisogna avere ovviamente grandi eventi, grandi artisti, e Napoli per la prima volta è diventata la seconda, o addirittura per alcuni la prima piazza per i live in Italia.